Venerdì 1 febbraio alla Sala Ferri del Gabinetto VSE di Firenze, in occasione del Traveler Show, l'incontro organizzato dalla Società Italiana dei Viaggiatori e dal Festival del Viaggio, è intervenuto Philippe Daverio. Storico dell'arte, scrittore, opinionista, docente universitario e conduttore di format televisivi di successo come Passepartout, Daverio a Firenze ha presentato il suo ultimo libro, Il secolo lungo della modernità. Al microfono di intoscana.it, Daverio ha parlato dello stretto rapporto tra il viaggio e l'arte. Nella sua trasmissione Emporio Daverio si parla di arte, ma in realtà si parla anche di viaggio, perché il rapporto tra viaggio e arte è sempre più stretto. Ma si parla soprattutto di una cosa che è stata inventata tra l'altro da un mio amico indigeno qua di Firenze, indigeno, cioè per dire ormai è scappato, che è l'Antonio Paolucci, è a lui che si deve l'invenzione della parola museo diffuso, che è la grande qualità dell'Italia. Cioè l'Italia è l'unico paese al mondo dove ogni angolo è degno di un'attenzione, ad esclusione di quella parte che abbiamo deciso di demolire nel XX secolo. Allora, il viaggio è proprio questa cosa qua, è la riscoperta del museo diffuso in Italia, un po' come se tornassimo negli anni del Grand Tour, no? E in questo campo sta anche uno dei segreti possibili della fortuna dell'Italia, perché è l'unica parte del mondo dove questa articolazione di vita, di beni culturali, di stratificazione, anche di alimentazione, genera una comprensione quasi immediata. Anzi, io invito spesso la gente, non bisognerebbe dirlo a Firenze, di non andare a farsi gonfiare i piedi nelle truppe camellate che entrano solo nei tre musei che conoscono, dove comunque alla fine non capisco nulla, no? Ma di affrontare proprio questo gusto del museo diffuso, perché lì, guardando quattro cose, si capisce molto di più che guardandone male 4.000. Come si fa a costruire questo turismo colto? Lei si è impegnato anche nella politica, nel sociale, è difficile fare questo? Beh, il turismo colto avrebbe bisogno di molta informazione, è la prima cosa, e avrebbe bisogno anche di una comprensione del meccanismo da parte di chi se ne occupa. Viviamo in un paese bizzarro, perché siamo l'unico paese al mondo che è stata la patria del turismo. Noi eravamo il primo paese turistico del globo terrestre nel 1905, siamo il settimo nel 2005. Un crollo così non si era visto da nessuna parte. Abbiamo anche abolito il ministero. Che peccato. A proposito di Grand Tour, quindi si parla di 800, lei oggi ci parlerà del secolo lungo. Si sente vicino a quel periodo in quanto un po' una cesura fra l'antichità e la contemporaneità. Perché ha scelto di parlare nel suo libro di quel periodo? Ma perché il secondo volume, il primo l'ho fatto sulla pittura classica in qualche modo. Questo è un vademecum per andare a capire un mondo che è importantissimo, che è la genesi del nostro esistere di oggi. In fondo i secoli sono facili da definire, basta misurarli col metro. Il XIX è lunghissimo perché inizia con la Rivoluzione Francese e si conclude con l'attentato di Sarajevo, quindi dura 130 anni quasi. Bene, questo secolo lungo contiene tutte le radici di ciò che noi oggi chiamiamo la modernità. E se non andiamo a rivederlo, con intelligenza non capiamo niente neanche a noi oggi. Perché, e qui non dovrei dirlo, ma annuncio già il primo, terzo libro che sto preparando, su quale sto lavorando, che si chiamerà Il secolo breve, invece riprendendo la definizione di Hobsbawm. Il XX secolo è stato brevissimo, terribile, terribile, truce, pieno di guerre. Invece il secolo lungo fu anche quello con le sue guerre, ma fu il grande secolo dell'esplosione dell'Occidente, e oggi va riguardato in un modo ordinato, uscendo un po' dalle categorie banali che ci sono state esposte e obbligate dal mercato, per andare a vedere tutte le cose che non conosciamo, fra le quali per esempio una è totalmente fiorentina ed è la nascita della prima grande avanguardia, quella del Caffè Michelangelo. Un'ultimissima battuta, che cosa le evoca, che cosa le fa venire in mente la frase viaggio in Toscana? Viaggio in Toscana è una cosa complicatissima, lunghissima, che inizia in realtà già con il Grand Tour settecentesco, che poi diventa un inserimento proprio sociale nella Toscana del XIX secolo, quando qui si viene a vivere, e che oggi è un tema tutto da definire, però non si capisce più nulla. Cioè Firenze è diventata in parte un turistodromo, è una città che non riesce a capire il suo destino, ha abolito il traffico senza capire se gli serviva o non gli serviva, cioè è una città che vuole cercare un destino, e a mio parere un giorno o l'altro finisce anche che lo trova, no? Però ha bisogno di concentrarsi per trovarlo.